In generale, ho i libri che mi sono piaciuti di più, in assoluto. Adesso da scaffale a scaffale ve li farò vedere e ne parlerò un pochino con voi. Iniziamo con il primo scaffale. Dietro questa saga è che il primo fino al quinto libro me li ha tutti regalati un mio amico, che lui li aveva in casa, però non li aveva mai letti, non ci faceva nulla, insomma. Io all'epoca, prima di partire per Londra, mi sono messa a vendere tutti i miei libri. Quindi tra quelli c'era anche la saga di Harry Potter, la mia prima saga, in cui ho fatto la mia prima lettura di Harry Potter. Ed era la saga bellissima, quella con le copertine, con il castello, che messe vicine formavano il castello di Hogwarts. Quindi ero molto triste di non avere più Harry Potter, perché sono i miei libri comfort. Almeno una volta all'anno la leggo nella sua interezza. Sono arrivata alla quinta rilettura. Ho già iniziato quest'anno a leggerli. Mi manca, cioè devo iniziare il quarto volume. Proprio nel cuore, quindi ho voluto ricomprarla, appunto perché, come ho già detto, ho venduto tutti i miei libri prima di partire per Londra per appunto recuperare un po' di soldi. Mi sono pentita tantissimo, però questi li ho ripresi usati, così da non spendere troppo. Inglese.
per me sono la vita, sono importantissimi, e quando dico che mi aiutano non intendo solo a farmi passare il tempo, sono proprio fondamentali per me. Subito accanto a Matilda abbiamo Noi siamo infinito, però in inglese, che ho riletto all'inizio di quest'anno. Durante il liceo, e adesso l'ho riletto 2 o 3 volte, sia in italiano che in inglese. Mi piace così tanto, mi ci rivedo così tanto in Charlie, protagonista. È un significato così profondo tutto quello che dice, che fa, come scrive, che vorrei farmi. Amore tra un vampiro e un lupo mannaro. Stupenda, super simpatica e dolce. E poi il libro meraviglioso. Ripeto troppo spesso meraviglioso, però. Franny e Zoe di Salinger. Altro mio libro. Breve, però con tantissimi messaggi. A me è piaciuto molto. Adesso scorrerò velocemente nei libri un po' meno importanti, perché altrimenti passiamo le ore qui a parlare. Vicino un pochino, abbiamo Benjin Story, che è una storia vera tra due uomini. È un po' strana questa inquadratura, spero non vi dispiaccia. Una storia vera tra due uomini a Pechino, però negli anni in cui non si poteva stare insieme. Straziante, persone normali, la paziente silenziosa e due libricini della mia autrice preferita, che è un'autrice francese, Amélie Nothomb. Pazza, completamente pazza, ed è per questo che io la adoro. I suoi libri sono qualcosa di anticonvenzionale, di provocatorio, di denuncia. Ti fanno riflettere tanto.
uno dei miei libri preferiti, ovviamente. Poi abbiamo Sette mariti di Evelyn Hugo, che è un libro finto, ma quando lo leggi ti sembra di star leggendo una storia vera. In quanto